Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori che dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, chi frequenta abitualmente, per non dire assiduamente, la messa, sa che nelle ultime 5 domeniche abbiamo riflettuto, per non dire contemplato, sul sesto capitolo di Giovanni. È stato un cammino impegnativo, lungo, dove attraverso la parola di Giovanni, ecco, abbiamo potuto scoprire o riscoprire alcune verità della nostra fede. Siamo stati chiamati a crederle sempre di più, ad accoglierle e a volte anche a cogliere certe cose che umanamente non comprendiamo e che d'altronde anche fanno parte della nostra fede. E all'ultima domenica, cioè alla domenica precedente, abbiamo finito con una magnifica professione di fede di Pietro, che disse: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai le parole di vita eterna». E noi vogliamo far nostra la sua professione di fede. Signore, da chi? Tu hai le parole di vita, cioè della vita anche quotidiana, ma soprattutto attraverso la tua parola, se la mettiamo in pratica, se la viviamo, possiamo arrivare alla vita eterna insieme a te. Ecco, fratelli e sorelle, un primo messaggio, forse non tanto da ricordare, da memorizzare, ma da ricordare, è che la sua parola illumina, la sua parola aiuta, la sua parola guida e ci parla soprattutto. Ed ecco, per esempio, il Vangelo di oggi ci presenta una delle tante occasioni di polemica e perfino di scontro con i farisei e i dottori, con Gesù. L'argomento della discussione stavolta è il rispetto delle minuziose prescrizioni legali che accompagnavano la vita del popolo di Israele di allora e spesso la rendevano intristita, per non dire inceppata. Ancora una volta Gesù condanna
quanto di troppo esteriore o quasi meccanico c'è nelle prescrizioni farisaiche e cerca di ridonare al rapporto con Dio questa autenticità e la freschezza di origine. E attraverso questa discussione, ecco, Gesù vuole superare, ecco, la mentalità dei suoi interlocutori, e penso che sia anche una proposta per ognuno di noi, per scoprire in questa discussione e soprattutto, ecco, questo messaggio che può essere una fonte di riflessione per ognuno di noi lungo la storia, lo è stato per coloro che ci hanno preceduto e quest'oggi tocca anche a noi. Ecco, un primo messaggio che possiamo cogliere da questo Vangelo. Fratelli e sorelle, il pregio dell'uomo non sta in ciò che è al di fuori di lui, ma in quello che è dentro di lui. Ciò che è fuori di noi, qualunque cosa essa sia, condizione economica, sociale, politica, culturale e chissà cosa ancora, non determina la nostra sorte. E questo è un pensiero consolante, cioè le circostanze esteriori, per quanto sfavorevoli o addirittura oppressive, né ci possono mai veramente costringere, né in definitiva ci possono seriamente mandare in perdizione. Sotto ogni necessità, sotto ogni disagio, sotto ogni prepotenza, noi restiamo liberi e padroni del nostro ultimo destino. Per esempio, se conosciamo la storia di San Massimiliano, che morì nel campo di concentramento, ma non è morto, nel senso che non è stato ucciso, ha dato la vita. Una differenza essenziale. Nonostante tutto quell'orrore della situazione, è riuscito per la sua decisione a dare la vita e non essere ucciso per un sistema. Ciò che è dentro di noi, fratelli e sorelle, i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre decisioni, i nostri orientamenti di fondo, determina il nostro reale valore e dipende da noi. E questo è un pensiero in qualche modo preoccupante, perché ci dice, ci ricorda che il nostro destino sta nelle nostre mani. E purtroppo a volte possiamo giocarcelo con una certa leggerezza. Noi dunque, con le nostre scelte sbagliate, possiamo arrivare a perdere noi stessi. E così arriviamo ad una seconda possibile riflessione che possiamo farci, è che l'origine vera del male nel mondo non è esteriore all'uomo, ma è il cuore stesso dell'uomo, come abbiamo sentito nel Vangelo. Questa concezione di Cristo è opposta a quella che domina la mentalità nostra contemporanea in tutte le sue componenti. Per l'uomo di oggi il male è sempre fuori di lui. Sta nelle strutture sociali, nelle leggi sbagliate, nel governo che non funziona, nella stessa politica o classe politica, nel potere economico, nel consiglio comunale, nel superiore, nella moglie, nel marito. E così possiamo accusarci a vicenda gli uni gli altri. Ed è qui l'illusione che è sempre ricorrente che basti cambiare le strutture esteriori perché si abbia il benessere, la giustizia, la felicità. Di qui la delusione ancora più grande che di solito segue di ogni cambiamento. Non che sia sempre tutto sbagliato questo giudizio, ma non coglie il nocciolo del problema. Il nostro male, fratelli e sorelle, nasce dal nostro interno. Perciò la sola cosa decisiva da fare per combattere il male e per migliorare la condizione nostra del mondo è la cosiddetta conversione, e cioè il nostro cambiarci dal di dentro. Ed è la strada seguita dai santi, gli unici veri benefattori dell'umiltà. E poi possiamo fare un passo in avanti, magari per la nostra riflessione. Il primato del mondo interiore
vale anche e soprattutto per la vita religiosa. La religione non è come credevamo, o come credevano i farisei e come talvolta crediamo anche noi, una serie di formalità, di pratiche, di abitudini. Fratelli e sorelle, la religione è soprattutto un fatto di amore. Vuol dire voler bene a Dio, che per primo ci ha amati. Essendo un fatto d'amore, segue le leggi dell'amore. Per esempio, l'amore non si accontenta mai del minimo, del puro dovuto, di ciò che tacitamente prescritto, ma vuole sempre superare se stesso. Un cristiano che ha capito la religione come fatto dell'amore non cercherà di venire a messa tardi e partire in anticipo. Al contrario, sentirà il desiderio di partecipare a questa grande realtà che la celebrazione eucaristica, anche al di fuori del prescritto della domenica, forse anche nei giorni feriali che lì forse consentirà o consentiranno le sue condizioni concrete di esistenza. Soprattutto, essendo la religione un fatto d'amore, consisterà essenzialmente, fratelli e sorelle, nel tentativo, forse imperfetto ma sempre ripetuto, di conformare la propria volontà a quella del Padre. E da qui scaturisce un altro principio vitale. Fratelli e sorelle, ecco, l'osservanza dei comandamenti, delle parole del Signore, del suo Vangelo, è la fonte, è la misura della saggezza e dell'intelligenza dell'uomo. Oggi comunemente si crede il contrario, essere furbi, slegati da ogni forma di comportamento che non sia il proprio tornaconto, il proprio piacere. Questo è l'ideale di vita decantato dai nostri spettacoli, canzoni, discorsi che si ascoltano un po' a tutti i livelli. Chi non è capace di prevaricare è considerato un povero in spirito, un pavido, un complessato. Però Cristo pensa al contrario. Non si può, dice Gesù, trascurare il comandamento di Dio. Come ci ha insegnato la prima lettura, la saggezza e l'intelligenza dell'uomo sta nell'osservare, nell'accogliere la legge che il Signore ci ha dato. Chi trascura i 10 comandamenti, le sue parole, il suo Vangelo, non è solo un peccatore, è prima di tutto uno che si comporta da sciocco, perché quella è la legge della vita. Signore, da chi andremo? Tu hai le parole di vita eterna. Ecco, chi non ascolta, chi non accoglie le sue parole, è come chi vuole violare se stesso, è come se volesse rovinarsi con le proprie mani. Fratelli e sorelle, Gesù sa che noi siamo malvagi e il nostro cuore è fonte di malvagità. Abbiamo sentito che dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive, prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizie, invidia, calunnia, superbia, stoltezza e chissà cosa possiamo inventare ancora. Gesù non si illude sull'uomo. Non ritiene che sia una creatura innocente o indifesa, rovinata dalla società. Ritiene piuttosto che la società malvagia sia il risultato della cattiveria di ogni singolo uomo. Sì, è così. Come si vede, non ci ha amati perché ci credeva buoni, ma ci ha amati per renderci buoni. Ci ha amati così come siamo, per farci diventare come ci vuole Lui. E vogliamo concludere questa nostra riflessione con un'altra parola che abbiamo sentito nella seconda lettura. Accogliete con docilità la parola che è stata seminata, come abbiamo sentito, piantata in voi, che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non solo ascoltatori, illudendo voi stessi.